metodo semplicissimo che sta letteralmente spopolando nel web, realizzeremo una ricetta da urlo. Una via di mezzo tra un frullato e una mousse gelato. Ci occorrono pochi strumenti, una bottiglia vuota, un imbuto e il gioco è fatto. Vediamo come preparare la crema fredda al cioccolato. Per preparare questa crema fredda ci servirà ingrediente protagonista del buonissimo cacao amaro, zucchero a velo, latte e panna. Utilizziamo questa volta panna fresca vaccina al 35% di grassi. Potete anche utilizzare la panna vegetale zuccherata. In quel caso magari riducete la dose di zucchero. Procediamo. Ci serve una bottiglia di plastica da litro e mezzo. Non utilizzate quelle piccole perché rispetto alla dose di panna serve appunto un contenitore capiente. E un imbuto. Tutto qua. Prendiamo la nostra bottiglia, mettiamo l'imbuto. Prima mettiamo all'interno gli ingredienti secchi, ovvero zucchero a velo, possibilmente, e cacao amaro. Ora versiamo il latte. Mescoliamo energicamente, chiudendo ovviamente con il tappo, vero? Per disperdere il cacao e lo zucchero. Così. Come ultimo ingrediente la panna, però attenzione in questa fase perché utilizziamo la panna fresca, non la panna vegetale. La panna fresca è più delicata rispetto alla panna vegetale e se sbagliamo a shakerare, quindi se shakeriamo troppo energicamente, che cosa si forma? Si formerà una separazione di fase, ovvero la parte solida, lipidica, ricca di grassi all'interno della panna, si dividerà dalla parte sierosa, ovvero dalla parte liquida, e si formerà il burro. Quindi attenzione, dobbiamo shakerare sì, ma non troppo forte, quindi così. Va bene? E sempre dallo stesso verso, per circa 5-6 minuti, o fino a quando sentiamo, proprio anche con le mani e con l'udito, il cambiamento di consistenza. La panna deve essere freddissima di frigorifero, eh? Il metodo della bottiglia come alternativa alle classiche fruste elettriche è molto divertente, ideale da far provare anche ai bambini. Adesso lo lasciate raffreddare, quindi possiamo subito porzionare. Ecco, qui potete anche notare al meglio la consistenza, vedete? Se volete facilitare il tutto, lasciate la bottiglia 10-15 minuti in freezer e vedrete che il risultato sarà eccellente. Poi è anche buono degustare questa crema al cioccolato freddissima. Provatela perché questa crema al cioccolato è un inno all'estate. Vi lascio così.